Le recenti piogge attutiscono la crisi idrica in Piemonte, ma non risolvono i problemi legati ai periodi di siccità. Cinghiali sempre più numerosi nelle campagne. Gli agricoltori chiedono un intervento per salvare la semina. Un film scritto, diretto e interpretato da ragazzi con disabilità. Si intitola I nostri sogni, presentato al Lingotto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News. Iniziamo dal maltempo. Le piogge delle ultime settimane hanno interrotto lunghi mesi di siccità. In alcuni casi hanno avuto effetti disastrosi, a cominciare dall'Emilia-Romagna. Ma vediamo cosa è successo in Piemonte. Il Po a fine marzo e il Po a maggio. Anche in Piemonte nell'ultimo periodo ci sono state forti precipitazioni. Si temevano eventi alluvionali, ma l'acqua ha portato soltanto sollievo alla crisi idrica. Il livello del Po al 31 marzo, per esempio, si attestava mediamente a 10 cm sopra lo zero idrometrico. Il 29 di maggio è stata invece registrata un'altezza media di 1,39 m. Questo rischio c'è stato. Per fortuna le precipitazioni, il sistema di allertamento ha funzionato e quindi abbiamo, tra virgolette, limitato i danni. Nel giro di 30 giorni siamo passati dal meno 53% a meno 10%. Continuerà con questa tendenza fino a fine giugno. Il prolungato periodo di siccità ha causato un impoverimento della falda e ci sarà bisogno ancora di tempo e precipitazioni durature. Gli invasi invece sono pieni, in particolare il Lago Maggiore. Una risorsa vista anche la disparità delle precipitazioni nelle diverse zone della regione. E vediamo che in realtà il Piemonte è spaccato in due, dove sul versante occidentale abbiamo avuto un eccesso di precipitazioni da inizio anno, fino a più del 50% in più delle precipitazioni, mentre sul versante orientale invece siamo ancora in una situazione di deficit idrico. Appunto in queste zone si fa ricorso all'irrigazione e lo si fa con apporti idrici che giungono dai corsi d'acqua che sono in eccesso di precipitazioni sul versante occidentale. Questo ci suggerisce di cercare in qualche maniera di trattenere l'acqua quando è in abbondanza e quindi di dotarci di sistemi di invaso. Il futuro, ma anche il presente, sarà sempre più un'alternanza di estremi, con periodi di forte siccità e brevi intervalli di intense precipitazioni. Nei prossimi mesi, solo un ritorno delle correnti atlantiche che normalmente portano le precipitazioni in Italia potrebbe generare una situazione di maggiore instabilità. I risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative in Piemonte hanno visto a Novi Ligure il successo del centro-sinistra con l'elezione del sindaco Rocchino Muliere, mentre a Pianezza è stato confermato il sindaco uscente Castello, sostenuto da civiche di centrodestra. Torna a Torino il Festival dell'Economia. Ripensare la globalizzazione è il tema di quest'anno. Il rettorato un'anteprima con il dialogo tra l'economista Luca Fantacci e il professore Mario Cedrini sulle relazioni tra globalizzazione e monete digitali. La rassegna ha un calendario di 4 giorni ricchi di idee, progetti, confronti e testimonianze per riflettere su come la globalizzazione va pensata dopo una pandemia e una guerra. Da Paolo Bonolis ad Alessandro Cattelan, da Geppi Cucciari a Enrico Mentana, sono alcuni degli ospiti della 12ª edizione del Festival della Televisione che si svolgerà a Doiani. Un evento dedicato alla televisione in tutte le sue declinazioni per capire che cosa si guarderà in futuro. Il tema di quest'anno sarà Coordinate, un luogo di riflessione, confronto, ma anche intrattenimento e leggerezza. Ora l'agricoltura. In campagna i cinghiali stanno devastando le semine del mais e il Piemonte è la regione maggiormente colpita dal fenomeno, cresciuto nell'ultimo periodo a causa delle piogge. Vediamo. Le orme più grandi e quelle più piccole. Le mamme portano a spasso i cuccioli per insegnar loro a mangiare, ma per gli agricoltori questa situazione è diventata insostenibile. E le risemine costose e inutili, dato che le piogge annullano tutto. Si parla di 700 euro a ettaro, con la segnalazione dei danni a cinghiali ci viene ripagato solo il seme e non i costi aggiuntivi che noi abbiamo. Ogni notte continuano a ripassare, a mangiare ogni singola granella, che per noi è preziosa perché ogni granella è una pianta è una pannocchia.
Così si comportano nei prati stabili, alzano le zolle e l'erba non cresce più. Non cresce più. Quando si entra in questo campo qua, falciare l'erba è un danno dei mezzi non da poco. Qua sembra arato. Qua si evita proprio, si fa certo. Poi di fianco. Se no spacchi la macchina. Sì. Intorno qua abbiamo 20 ettari di prato, le rotoballe saranno dimezzate. Le associazioni animaliste propongono la recinzione dei campi al posto dell'abbattimento, ma secondo Valentina è una soluzione non fattibile, data la grandezza e la disunità delle proprietà. Si è perso il controllo da parte degli enti competenti, dall'associazione venatoria, città metropolitana, regione. Anche Eusebio, agricoltore di Bollengo, denuncia la mancanza di intervento delle amministrazioni. O la provincia o la città metropolitana però se ne incaricassero loro, non noi, perché non li abbiamo messi noi i cinghiali. Sembra che non ci sia nessuno che ci ascolta. E non è che vogliamo sempre piangere, però almeno, cavoli, almeno a casa mia io voglio essere tutelato. O facciamo un abbattimento totale, o se no li catturiamo e li mettiamo in una zona ben delimitata, perché noi non è che non vogliamo i cinghiali. Noi non vogliamo i cinghiali nei nostri appezzamenti che ci creano danno. Se dovesse saltare fuori qualche caso di peste suina, poi ce ne accorgiamo tutti. Ma qua stiamo parlando di danni di 600-700 euro ad ettaro. Mi sono tenuto basso. Non vogliamo nessun rimborso. A noi interessa portare a casa il frutto del nostro lavoro. Secondo me non si risolve niente. Eusebio e Valentina chiedono risposte efficaci a un problema che si ripresenta ogni mattina al loro risveglio. Un piano per rigenerare e rinnovare il Parco del Valentino a Torino. Il progetto prevede un investimento di 14,5 milioni da fondi del PNRR, a cui si affiancano ulteriori 157 milioni per la riqualificazione dell'area di Torino Esposizioni con la creazione della nuova biblioteca civica, del Teatro Nuovo, la messa a nuovo del Borgo Medievale e il ripristino della navigazione turistica del Po. Un intervento annunciato nei giorni scorsi che restituirà il parco ai suoi cittadini come polmone verde. I nostri sogni è il primo corto cinematografico scritto, diretto e interpretato da ragazzi con disabilità. Così, dopo il Salone del Libro, il Lingotto si trasforma in un set cinematografico. Dove c'erano libri e stand, adesso ci sono postazioni da trucco e macchine da presa. È il set dei nostri sogni, un cortometraggio che vuole portare sullo schermo il tema della disabilità attraverso lo sguardo di chi la vive ogni giorno. Allora, il progetto è nato durante il periodo della pandemia. Lì, insieme alla Federazione Malattie Rare Infantili di Torino, li avevo raccontato del progetto. E loro a un certo punto mi ha detto, ma scusa, ma perché, visto che fai il corto, noi coinvolgiamo i ragazzi e li facciamo fare un laboratorio? Quindi con insomma, i miei colleghi abbiamo messo in piedi questo laboratorio e abbiamo insegnato come scrivere delle storie, fare lo storyboard, cos'è una sceneggiatura, e sono divertiti. Dopo il corso di storytelling, i partecipanti hanno collaborato nella stesura della sceneggiatura, ma avranno un ruolo anche nelle riprese e nel montaggio. Proprio da loro viene l'idea di raccontare un viaggio verso il pianeta dei sogni. Airbus è un pulmino che appunto poi all'interno ci saremo noi ragazzi, che andiamo verso il pianeta dei sogni, che è proprio la cosa fondamentale di questo progetto. Guiderà appunto un ragazzo che si chiama Flavius ed è proprio tutto nostro quel bus. Sul set anche Ettore Bassi, l'attore è da sempre impegnato nel sociale e ha accettato di interpretare una figura centrale nel racconto. In questo corto io recito insomma la parte dell'educatore che segue questo gruppo, con il quale fa quello che fa questo progetto, e cioè realizzare un corto per raccontare appunto come poi questi ragazzi siano entusiasti e partecipi nel farsi coinvolgere. Un cortometraggio che parla di disabilità, ma anche di giovani, fragilità e di sogni. La colonna sonora, un regalo di Iaro e di Andrea Scagno, appena uscito da Amici. Io ho sempre sognato di fare un brano per un cortometraggio, e quindi quando si è presentata questa grande occasione non potevo dire di no. Questa era la nostra ultima notizia. La nostra informazione continua su futura.news e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.